Purissimo. Levissimo. Camminavo senza meta. Ci arrivi pure tu? Gli idioti scemavano. Le api sciamavano. Gli sciamani apeggiavano. No! Gli sciamani non c'erano. Qualcuno si sciallava. Molti si sciallavano. Gli scialle non si usavano. Era primavera. Qualcuno sciava. Qualcuno scivolava. Qualcuno schiumava. Qualcuno sgommava. Qualcuno forava. Qualcuno sforava. Qualcuno foraggiava. Qualcuno sparecchiava. Qualcuno spariva. Qualcuno sparigliava. Qualcuno perorava. La Roma pareggiava. Uno a uno. Simplicio. X. Ero solo. Passeggiando, vedi un fazzoletto sporco per terra. Questo è un segno del cestino, pensai. Fuori da una palestra vidi uscire delle uova. Erano perfettamente rassodate. Fuori da una chiesa vidi un gruppo di religiosi che sembrava non vedere bene da vicino. Capii che erano presbiteriani. C'era vento e molte delle mie ipotesi erano appena state ventilate. Vidi due maggiorate che parlavano l'una di fronte all'altra, tête à tête. Due persone, due signore, in un mercato parlavano dei prodotti cinesi e di pomodori. Pechino. I pupazzi avevano appena eletto il loro cantante rock preferito. Piero Peluche. La finanza tentò un blitz in un panificio, ma erano finiti i numeretti. In un bagno pubblico un uomo riusciva incredibilmente a centrare il water. Un uomo rispose al telefono. Era il forno. Scusate ancora, disse. Era il citofono. Io ero nel mio mondo. Passeggiavo senza meta. Ero nel mio mondo. Cuochi di paglia, piatti di afta al pefto, orologi a dondolo, nasi inquilini, carri armati, calci e struzzi, il diaframma cartesiano, l'angoscia di pollo, gli scatti degli apostoli, i flauti introversi, la Tiburtina Faso, tarchiato tasso, il racconta chilometri, l'interprete di pensieri altrui, lo snobismo di Venere, l'erba voglio, no, l'erba volant, dissi. Allora presi un giornale, ne presi un altro e lessi. Torna a casa. Sorpreso autista a pilotare un concorso. Il figlio di Hegel, mio padre, un idealista. I cugini di campagna confessano, mai stati parenti. Ritrovate le analisi di Freud, colesterolo alto. Emergenza pioggia, indagata la lobby degli ombrelli. Cioè, non ci volevo credere. Mi voltai, vidi un'agenzia immobiliare, davanti un cartello vendesi, sabbie mobili per spiagge arredabili, o da arredare, di fronte degli agenti immobili. Le cercavano di vendere così, davanti una folla di gente che gli diceva: ah, prima o poi vi muoverete, ah, noi siamo qua, prima o poi vi muoverete, erano gli aspettatori. Sbucarono a un certo punto degli agenti di stress, che invece si muovevano a scatti per cercare di vendere al meglio il loro prodotto.
Gli psicanalisti parlavano dell'interpretazione dei sogni nel cassetto. Un meteorologo confessò di soffrire di meteorismo. Uno chef disse serve un altro metro di paragone. Sono stato accoltellato, disse un panino. Un pescivendolo a quel punto disse oltre una certa soglia, scusate ma io non vado. Mi fermai a riflettere. Pensai all'URL di Munch. www.edwardmunch.com. Mi venne in mente la nota che illumina il sol. La nota sovrana, il re. Mi vennero in mente gli infermieri che si davano delle arie, gli importantini. Mi venne in mente il traffico e il morbo di clacson. E se la rima baciata? Just size, si tu prego, just size. Fosse una rima dal ritmo esotico? Ma sì, ma dai, ma la rivoluzione deve partire dal ballo! Ma sì, ma dai. Deve ripartire dal ballo. Cioè, io voglio rendere partecipi tutti i participi, presenti, passati e futuri. Ma il futuro come fa ad essere anteriore? Non dovrebbe essere posteriore? Perché quando ci chiedono di alzare la mano, in realtà alziamo sempre tutto il braccio? Perché la nascita si chiama parto e non si chiama arrivo? Perché una cosa che ci dovrebbe proteggere dal cadere si chiama casco? Perché diciamo paternità dell'opera e non maternità dell'opera, considerando che opera è femminile? È ora di smontare cliché dal sapore retro. Allora, Belgrado, Stalingrado o retrogrado? Capitali, prima delle nostre pene, siano soprattutto le nostre risorse, nostre possibilità, prima che anche delle città. Se proprio dobbiamo sfruttare qualcosa, sfruttiamo le nostre risorse. Invece di morire per la patria, proviamo a vivere per la patria. Invece di morire dalle risate, proviamo a vivere dalle risate. L'ho preso dall'aria. Il senso del dovere è soprattutto una scelta tra il mare consapevole, tra il mare infinito delle possibilità. Permeate l'attimo, anzi permeiamoci un attimo, ma chi semina tempo raccoglie tempismi. Ascoltate sempre l'altra campana, a meno che non sia tibetana. Il pensiero è come una festa a cui tutti siamo invitati a riflettere. Proviamo a usare il pensiero a mo' di via cal per rimuovere il calcare della patria, o i calcari delle patrie, o i tartari delle carie, insomma, cari fautori di miniserie o coautori delle ferie. Quacervi o quacerbiatti? Stambecchi o colbacchi? Bachi o don Bachi? Baci e pepe. Baci a Peppe. Qualcuno va a coppe? Io vado a spade. Lei va a coppe? Ponte ponente? Ponete levante? Qualcuno va a coppe, io vado a spade. Io vi dico una cosa, pochi picchi, poche pacche, molte pecche, troppi pacchi, buoni paccheri, troppi stacchi, tacchi e ritocchi, scatti schietti, camicia a scacchi, caffè a chicchi, l'importante senza blocchi. Grazie. Grazie, grazie davvero a tutti.